www.vr6.rai.it. Stock 84, secco e vigoroso. Royal Stock, delicato e raffinato. Stock, la giusta età della qualità. E se amate la grappa, Julia, la grappa di carattere che piace subito. Tutto il calcio, minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buongiorno dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. Sono 6 i campi con i quali ci colleghiamo oggi. Catanzaro per Catanzaro-Torino, Vicenza per Lanerossi-Fiorentina, Milano per Milan-Bologna, Roma per Roma-Napoli, Bari-Ternana, Palermo per Palermo-Lazio. I cronisti sono Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Giuseppe Viola, Claudio Ferretti, Mario Gismondi, Nuccio Puleo. Sentiamo subito come sono terminati i primi tempi. A voi Catanzaro. Catanzaro 0, Torino 2. A voi Vicenza. Fiorentina 1, Lanerossi-Vicenza 0. A voi Milano. Al secondo della ripresa, Milano 1, Bologna 0. A voi Roma. 0-0 all'Olimpico tra Roma e Napoli, a voi Bari. Bari 1, Ternana 0 all'inizio del secondo tempo, a voi Palermo. Palermo 0, Lazio 0 al secondo minuto della ripresa, a voi studio centrale. Gli altri primi tempi a Torino, Juventus 1, Varese 0, a Bergamo Atalanta 0, Verona 0, a Genova Sampdoria 0, Mantova 0. Passiamo alle note di cronaca che saranno brevissime, per favore, via Catanzaro. Ripetiamo il risultato di Catanzaro. Catanzaro 0, Torino 2. Hanno segnato per il Torino al decimo Sala, al 26esimo autorete di Vanelli. Condizioni di tempo incerte, al sereno e al caldo di questa mattina sono subentrate le nuvole e un'area più refrigerata. Assistono all'incontro 20.000 spettatori, dirige Bernardis. Una partita molto importante per le due squadre che sono entrate in campo pochi istanti fa e stanno per iniziare il secondo tempo. Ma il Catanzaro dimostra di sentirla di più, c'è un po' di nervosismo fra le sue file, non tutti gli uomini sono a posto fisicamente. Svelta è stata male questa notte, 14 minuti dopo l'inizio, Dangiulli colpito deve abbandonare il campo per lasciare il posto a Vanelli. Contro questo Catanzaro così incerto c'è invece un Torino che gioca, e gioca anche molto bene. Nei primi 10 minuti di gioco un'occasione per parte, non l'ha sfrutta il Torino che si presenta nell'area avversaria con Pulici, Rampanti e Sala, non l'ha sfrutta il Catanzaro con Svelta che buca una corta respinta di Lombardo. Al decimo il Torino passa con Sala che ha ricevuto la palla da Pulici, finta 2 o 3 volte al limite il tiro dell'area, poi trova lo spiraglio per tirare e battere Pozzani nel set alla destra del portiere catanzarese. Al 14esimo esce Dangiulli che si è infortunato dentro a Vanelli. Ancora un pericolo per il Catanzaro al 15esimo, su incursione sulla sinistra di Pulici che manda fuori con un diagonale. Replica al Catanzaro con Gori che dal limite tira alto sul fondo, un'incursione di Sala sul fondo al 17esimo e sul cross Pozzani riesce a deviare. Al 21esimo Pulici si libera di Pavoni e centra, Wincorsa spedisce fuori. Al 24esimo irrompono in aria Bracca e Gori, si ostacolano a vicenda, comunque il tiro di Gori rimbalza su Ceresel, i giocatori del Catanzaro hanno reclamato un mani e va fuori area. Al 26esimo il secondo gol del Torino, è Pulici a tirare in aria un calcio di punizione, salta Vanelli per deviare ma invece alza la traiettoria della palla che sorprende così Pozzani. Al 36esimo Busatta lancia sulla destra per Svelta che da pochi passi manda sul fondo. Manni un minuto dopo serve ancora Svelta che da posizione favorevole non riesce a calciare. E per finire al 42esimo su punizione Franzoni ricevuta la palla spara dal limite, Sattolo vola sul palo di sinistra e blocca in tuffo. Risultato del primo tempo, mentre il secondo ha avuto inizio da 2 minuti, Catanzaro 0, Torino 2, rete di Sala al decimo e autorete al 26esimo di Vanelli. A voi Vicenza. A Vicenza si gioca il quarto minuto della ripresa e la Fiorentina è sempre in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Mazzola secondo al 9° minuto del primo tempo. Tempo sciroccoso, spalti gremiti al limite della capienza, dirige il Romano Serafini, terreno perfettamente agibile. Attenzione perché così a Ciotti, in questo momento il Catanzaro ha accorciato le distanze, è stato Gori a insaccare dopo un'azione un po' confusa in aria, ha battuto il portiere Sappolo mettendo il pallone ovviamente accanto al palo alla sinistra appunto della rete del Torino. Pertanto il risultato dopo 3 minuti di gioco dall'inizio del secondo tempo è il seguente: Torino 2, Catanzaro 1. A te Ciotti. Grazie Ameri. Catanzaro dunque che ha ridotto lo svantaggio 2-1 la situazione in favore del Torino a Catanzaro, mentre qui a Vicenza da dove vi parliamo al 5° minuto della ripresa la Fiorentina, ripetiamo, è sempre in vantaggio per 1-0. La rete è stata segnata da Mazzola secondo al 9° del primo tempo. In apertura al 6° minuto il Lanerossi buttava al vento un'occasione preziosa per andare in vantaggio. Su un angolo da sinistra la difesa viola si smarriva e Ciccola aveva la possibilità di calciare a rete a non più di 5 passi dal gol, ma tirava così debolmente da consentire a Superchi la respinta. La Fiorentina, che oggi ci sembra più ordinata ed agile del solito, reagiva con slancio. Al 7° impegnava Bardin con un tiro di Chierugi corretto dal piede di un difensore e al 9° passava. Clerici inseguiva una palla sull'estremo settore destro, la difendeva caparbiamente trascinandosela verso il palo alla sinistra di Bardin e da posizione ravvicinata ma difficile tentava il tiro. Nel ribatterlo Bardin era costretto ad alzare la palla che spioveva a pallonetto verso la luce di porta. Si avventava Mazzola che di testa insaccava da 2 passi.
La veemente reazione del Vicenza costringeva la Fiorentina ad una difesa serrata e spesso affannosa, e Superchi doveva ricorrere a tutta la sua freddezza per sbrogliare alcune mischie assai concitate, mentre De Sisti, attestato davanti agli stopper in una posizione che adombrava quella del vecchio centromediano metodista, dava un grosso contributo all'interdizione viola. Nel corso del suo forse il Venezia, il Vicenza, scusate, falliva molte occasioni, ma la più clamorosa era certamente quella che si lasciava sfuggire al 36esimo, quando su un ottimo cross basso di Poli, che Superchi non riusciva a controllare, prima Bagatti e quindi Maraschi fallivano incredibilmente la correzione in gol. Nel finale del tempo la Fiorentina recuperava un po' di organizzazione e il gioco tornava a un certo equilibrio. La ripresa si è aperta con il Vicenza all'attacco, che al primo e al terzo ha impegnato Superchi con due tiri molto ben diretti di Maraschi e di Fontana, che Superchio comunque è riuscito a controllare. Siamo ora al sesto, Fiorentina è sempre in vantaggio per 1-0, a te Viola. A San Siro siamo all'ottavo della ripresa, il Milan conduce sul Bologna per 1-0. La rete è stata segnata al primo minuto del secondo tempo da Golin. C'è stata una lunga discesa di Sabadini da destra, cross teso e raso terra, sul quale è intervenuto puntualmente Golin, che da pochi passi ha segnato. Un Milan assetato di vittoria, una voglia che non riesce a soddisfare da 7 domeniche, ha aggredito il Bologna, costretto ad ammucchiarsi intorno al solido Janic. Le 3 palle gol create dal Milan nel primo tempo sono state offerte a Rivera, Sogliano, 2 conclusioni alte, e Benetti, il cui tiro è stato fermato fortunosamente da Adani. Per Cudicini invece una sola parata in seguito ad un tiro di Landini. Poi lo stesso Cudicini è stato costretto a lasciare il posto a Vecchi, numero 12, subentratogli dopo uno scontro che il lungo portiere milanista ha avuto con il bolognese Savoldi. La partita è a tema unico, il Bologna finora non ha potuto esprimersi con efficacia, come avvenne domenica scorsa contro l'Inter. Dirige il signore Pieroni davanti a 50.000 spettatori, gli angoli sono 6-3 per il Milan. Ripeto il risultato, Milan 1 Bologna 0, nono della ripresa, a voi Roma. All'Olimpico è il quinto della ripresa, 0-0 tra Roma e Napoli. La Roma si è fatta parare un calcio di rigore nel corso del primo tempo. È un pomeriggio di mezz'estate che con la Pasqua contribuisce a tenere lontana parte del tradizionale pubblico di questo derby del sud. Gli spettatori saranno 50.000 e di questi solo 7.000 i napoletani. La Roma non vince all'Olimpico da 2 mesi e mezzo e schiera un attacco a 3 punte inserendo la rosa e lasciando a casa Franzot. Nel Napoli Vianello è terzino sinistro mentre Esposito resta in panchina. Gli azzurri sono subito pericolosi al primo con un tiro di Improta a fil di palo da fuori area. Poi la Roma sale d'autorità sfruttando vuoti clamorosi del Napoli a centrocampo e intessendo una serie d'azioni pulite e pericolose. Al decimo Zigoni, lanciato, supera Trevisan, ma il portiere del Napoli in tuffo di ritorno lo aggancia e il centravanti cade in area. Gussoni lascia correre. Al 25esimo Cordova dal limite dell'area lascia partire una sventola che si stampa all'incrocio dei pali. Al 35esimo Zurlini blocca Cappellini in area ed è calcio di rigore. Zigoni tira a lento sulla destra e Trevisan para a terra. Esce il Napoli al 40esimo, punizione di Sormani, spiovente d'effetto e traversa con palla che sbatte poi quasi sulla riga. I calci d'angolo 6-1 per la Roma, il punteggio sempre 0-0 al sesto minuto della ripresa, a voi Bari. Da 2 minuti il risultato è Bari 2, Ternana 0. Ha segnato infatti al terzo minuto del secondo tempo Canè, ha raccolto un passaggio su azione di Marmo e quindi ha segnato con un forte tiro a mezza altezza. Il Bari aveva segnato al 31esimo del primo tempo su azione di Fara, il suo tiro era stato respinto corto dal portiere della Ternana De Luca. Fara ha raccolto ancora lanciando a Pienti che di testa schiacciava in rete. C'è da dire comunque che il Bari ha segnato un altro gol oltre i 2 già segnalati al 18esimo del primo tempo con Canè, gol annullato fra le proteste del pubblico, forse per fallo di Fara prima del tiro del brasiliano. Il Bari ha avuto inoltre, sempre nel primo tempo, uno splendido primo tempo, altre 2 occasioni al 16esimo fallita da Pienti sul lancio del miglior giocatore barese in campo, cioè Fara, e al 20esimo con un tiro dello stesso Fara splendidamente deviato in corner dal portiere della Ternana De Luca. Ternana che ha costruito una sola azione da gol al 30esimo quando su cross di Valle dalla destra Marchetti ha sbagliato il tiro a volo. Si gioca davanti a 30.000 spettatori in una giornata di sole. Arbitro Motta, angoli 4-1 per il Bari. Dall'inizio del secondo tempo gioca nella Ternana il 13esimo Brutto al posto del terzino Pandrin. Siamo al 6° minuto della ripresa, il risultato è di 2-0 in favore del Bari sulla Ternana, a voi Palermo. Qui è Palermo, il punteggio non è cambiato, 0 per il Palermo e 0 per la Lazio, mentre si gioca all'11esimo minuto del secondo tempo. Una favorevolissima occasione di Troia, tutto solo davanti al portiere, ha tirato ma Bandoni è riuscito a parare, ad agganciare la palla in presa e a mandarla adesso fuori dall'area di rigore. Vi dicevamo 0 per il Palermo, 0 della Lazio all'11esimo della ripresa. Il gioco è stato fino a questo momento molto veloce, non sono mancate le emozioni dall'una o dall'altra parte. Più nervoso e impreciso il Palermo, più pratica e sbrigativa la Lazio. Malgrado il caldo, a Palermo non ci sono infatti oggi meno di 25 gradi, è stato un continuo crescendo con azioni da rete fallite di un soffio.
Il Palermo, che gioca privo di Favalli, squalificato, ha avuto la sua migliore occasione al dodicesimo, quando su calcio di punizione di Vanello, ponentesi di testa, ha messo in azione Ferrari, il cui tiro è stato parato in tuffo da Bandoni. Alla mezz'ora ancora Bandoni ha deviato in angolo un tiro spiovente all'incrocio dei pali di Rea. La Lazio, la cui manovra appare veloce e decisa, ha impegnato con un paio di colpi di testa di Facchini il portiere Girardi ed ha avuto con Massa, che non è riuscita a sfruttare bene un lancio di Nanni al 31esimo e poi ancora con lo stesso Massa al 36esimo, la migliore occasione da rete. La seconda volta Massa è stato anticipato da un'uscita alla disperata di Girardi, che è riuscito ad respingere la palla come ha potuto. C'è stato poi al secondo minuto della ripresa un tiro di Nanni che ha sfiorato il palo alla destra del portiere Girardi, cui ha fatto eco un no tiro rasoterra di Arcoleo parato in tuffo da Bandoni. Poi l'occasione che abbiamo descritto di Troia, che da pochi passi si è visto parare un no tiro all'angolo sinistro del portiere Bandoni. I calci d'angolo sono 3-1 per il Palermo, 0-0 al dodicesimo minuto della ripresa. Voi studio centrale. Qui è lo studio, pochi secondi per gli altri scenari di cronaca. A Torino abbiamo detto Juventus 1, Varese 0, al 42esimo segna Haller su azione personale. I calci d'angolo 4-0 per la Juventus, terreno buono, 30.000 gli spettatori, arbitra il signor Michelotti. A Bergamo 0-0 dopo il primo tempo tra Atalanta e Verona, 5-4 gli angoli per il Verona, terreno buono, 15.000 gli spettatori, arbitra il signor Gonella. 0-0 anche a Genova tra Sampdoria e Mantova, 4-1 gli angoli per la Sampdoria, terreno buono, 14.000 gli spettatori, arbitra il signor Monti. Vediamo la situazione in Serie B: Foggia 1, Novara 0, Livorno 0, Cesena 0, Modena 2, Arezzo 1, Perugia 1, Monza 0, Reggina 0, Reggiana 0, Sorrento 0, Genoa 1, Taranto 0, Como 0. Attenzione Ameria, te la linea. Dal secondo minuto della ripresa dunque, Gori, avendo segnato la rete del Catanzaro, ha dimezzato le distanze, pertanto Torino conduce ora per 2-1. Siamo al decimo minuto, sta attaccando il Catanzaro, scende Vanelli, incestica sul pallone, si ferma, lo recupera, intervento di Agroppi che passa subito il pallone a Rampanti. Vanelli, ricordiamo, è entrato in campo al 14esimo minuto del primo tempo per sostituire D'Angiulli, che si è infortunato. Le marcature, gli uomini in campo hanno subito diverse mutamenti. Ecco che in questo momento è in azione ancora il Torino, è Rampanti che ha ricevuto la palla da Groppi, la rimette verso il centro a Pulici, che si trova a circa 30 metri di distanza dalla rete avversaria. Passa ancora sulla sinistra Rampanti, che recupera la palla, pronta a effettuare il cross, l'effetto a Pulici davanti alla rete di Pozzani, in netta posizione di fuorigioco. L'arbitro, ci sembra, no, è stato concesso un calcio di punizione in favore, crediamo, del Torino per fallo commesso ai danni di Rampanti. Vediamo ora quali sono le decisioni dell'arbitro Bernardis. È infatti così, si tratta di un calcio di punizione per fallo commesso su Rampanti quando il giocatore stava per effettuare il traversone con Pulici solo davanti alla porta. Ancora il signor Bernardis, che ha chiamato a sé due giocatori, è Sala che è vicino al signor Bernardis, mentre viene formata la barriera davanti al numero 10 del Torino, incaricato di effettuare il tiro. Vediamo frattanto le formazioni delle squadre. Il Torino ha in campo Sattolo, Lombardo, Fossati, Mozzini, Ceresera, Groppi, Rampanti, Crivelli, Pulici, Sala e Bui. Calcio di punizione che sta per essere battuto, parte il tiro, Bui di testa, rete! Ha segnato Bui di testa la terza rete per il Torino, pertanto il risultato ora è il seguente: Torino 3, Catanzaro 1. Su calcio di punizione battuto da Sala è intervenuto di testa Bui, che è saltato molto più in alto del suo diretto avversario Siripo e ha inzaccato sulla destra della rete difesa da Pozzani. 3-1 risultato ora a Catanzaro. A voi Vicenza. Dove si gioca il 14esimo della ripresa, la vittoria della Fiorentina sulla Vicenza è per il momento molto più sofferta di quella del Torino sul Catanzaro, sempre 1-0 soltanto. Il gol è stato segnato, vi ricordiamo, da Mazzola al nono del primo tempo, e Superchi sembra tornato quello della stagione dello scudetto viola e sta salvando la Fiorentina con interventi eccezionali come quello effettuato al decimo su un colpo di testa ravvicinato a Di Bagatti, che aveva raccolto un cross volante in girata di Vendrame. Il Vicenza, a costo di concedere un po' troppo al contropiede viola, attacca generosamente portando di continuo al ridosso delle proprie punte centrocampisti e persino difensori. Nella Fiorentina Brizzi oggi ha la sua 200ª partita in maglia viola, è il libero, Galdiolo lo stopper su Maraschi, mentre Longoni e Orlandini seguono rispettivamente Bagatti e Vendrame, Esposito, De Sisti e Mazzola II impostano a metà campo per le punte che sono Clerici e Chiarugi, entrambi sufficientemente altruisti oggi e quindi piuttosto efficaci, mentre il Vicenza replica con Calosi libero, Carantini su Clerici e Stanzial su Chiarugi, Fontana, Ciccolo e Faloppa impegnati nel lavoro di raccordo per le punte che sono Vendrame, Maraschi e Bagatti, con Vendrame e Bagatti impegnati spesso in rientri piuttosto profondi, ma in questo scorcio di ripresa, in avvio di ripresa, sia Vendrame che Bagatti stanno quasi sempre in linea con Maraschi nel tentativo appunto di recuperare il risultato.
c'è ora un contropiede viola impostato da De Sisti per Chiarugi, interviene e spezza la difesa vicentina. Siamo al sedicesimo, Chiarugi può raccogliere un rimpallo favorevole, ma al momento di... Attenzione Ciotti, sì. Scusa Ciotti, all'Olimpico la situazione è cambiata, la Roma è passata in vantaggio al 14° con gol di Cappellini, a te la linea. Ecco, Chiarugi aveva tirato a rete, è stato un intervento di Fontana a deviare la palla in calcio d'angolo e quindi la Fiorentina fruisce in questo momento di un tiro dalla bandierina che effettuerà lo stesso Chiarugi e al termine del quale passeremo la linea a viola. Parte la parabola di Chiarugi, saltano Mazzola e Clerici, ma più di tutti salta il portiere Vicentino Bardin che respinge lontano con i pugni. Al 16° a Vicenza, sempre 1-0 per la Fiorentina, a te viola. A San Siro siamo al 17°, il Milan è sempre in vantaggio sul Bologna per 1-0, rete segnata al primo minuto del secondo tempo da Golin. Si distende di più il Bologna in questo periodo, soprattutto per le iniziative del mobilissimo Prini, che al 12° ha messo Landini in condizione di segnare. Scusa Viola, il risultato a Bari è cambiato ancora, il Bari conduce per 3-0 sulla Ternana, ha segnato al 12° Colautti, a te viola. Dicevamo che Landini era in condizione di segnare, ma Vecchi ha risposto molto bene con una sicura parata. Il Milan ha sensibilmente ridotto il ritmo e si limita a controllare la situazione. Dal 15° Zazzaro ha preso il posto di Villa. Ripeto il risultato, al 18° a San Siro, Milan 1, Bologna 0, a voi Roma. Siamo esattamente al quarto d'ora all'Olimpico e dunque la situazione è cambiata. La Roma ha portato a logica conclusione il suo pressing, ha segnato al 14° con un bel colpo di testa di Cappellini. C'è stata una discesa di Bett sulla destra, ha lasciato partire uno spiovente che è andato a finire in area di rigore del Napoli. È saltato molto bene Cappellini che con un colpo di testa lento ma preciso ha letteralmente spiazzato il portiere del Napoli, Trevisan. Fino a quel momento la pressione della Roma era costante come nel primo tempo, i giallorossi avevano avuto un paio di occasioni al 10° e al 13°, prima con il terzino Liguori e poi con la Rosa che di testa mandava alto sopra la traversa. Per quanto riguarda il Napoli bisogna notare che al 3° minuto aveva cominciato bene con un'azione in tandem in Prota e Perego, ma i due in area della Roma avevano cincischiato troppo. Ora è ancora la Roma che con la Rosa scende verso l'area del Napoli, ma i difensori azzurri in questa occasione hanno la meglio. A voi Bari. Al 13° minuto della ripresa, come vi abbiamo detto in precedenza, il Bari conduce per 3-0 sulla Ternana. Il terzo gol è stato segnato al 12° da Colautti, che ha realizzato di testa schiacciando un cross di dalle vedove dalla sinistra. Il risultato è di 3-0 sulla Ternana del Bari. A voi Palermo. 0 tra Palermo e Lazio al 19° minuto, si scuote il Palermo in questo scorcio di ripresa, Bandoni è dovuto intervenire in uscita in un paio di cross in area, c'è stato al 15° un invito di Rea per Troia anticipato a sua volta dall'uscita del portiere laziale. Nella Lazio priva di Long John Chinaglia, le punte hanno un po' rallentato il ritmo del primo tempo. Al 16° c'è stato un palo colpito da Arcoleo mentre Bandoni era superato. Il lancio era stato di Rea con finta di Troia che ha lasciato al numero 8 palermitano, il cui tiro in corsa si è stampato contro la base del palo alla destra di Bandoni. C'è adesso un calcio di punizione per il Palermo al limite dell'area di rigore. Aspetteremo la conclusione di questa azione e passeremo la linea allo studio centrale. L'arbitro misura la distanza. Tutto il Palermo è proiettato nella metà campo della Lazio, la Lazio è costretta a difendersi, parte il tiro, respinta dalla difesa, 0-0 tra Palermo e Lazio, voi studio centrale. Grazie, qui lo studio, ma vorrei pregare Palermo di essere più breve con i suoi interventi. Sugli altri tre campi della Serie A nulla di nuovo. A Torino sempre la Juventus in vantaggio sul Varese per 1-0 e siamo al 15°. 0-0 a Bergamo tra Atalanta e Verona al 22°. 0-0 a Genova tra Sampdoria e Mantova al 16°. Attenzione a Meri, a te la linea. Siamo giunti al 17° minuto del secondo tempo, conduce sempre Torino per 3-1, ora c'è un calcio di punizione concesso all'arbitro vicino al vertice superiore del rettangolo dell'area per un fallo commesso ancora una volta ai danni di Rampanti, ha retto la difesa della squadra catanzarese, anche Spelta che ripetiamo si è sentito male questa notte ed ora è tuttora in campo, anche Spelta si porta vicino al limite dell'area, pronto per parare eventuali pericoli, ecco il tiro, Bui! La palla termina sul fondo, ancora una volta la testa di Bui si è levata al di sopra di tutti e il pallone colpito dal giocatore numero 11 del Torino è terminato sul fondo. La rimessa in gioco rapida da parte del portiere Pozzani che serve subito Busatta sul settore di estrema destra. Busatta prende ora la sua corsa verso la linea centrale del campo, poi si volta indietro e calcia il pallone ancora all'estremo difensore del Catanzaro che si è riportato al limite dell'area e calcia in questo momento la rimessa. Però la rimessa termina proprio sui piedi di Sala che smorza la traiettoria della palla, la mette a terra, avanza, alle sue spalle c'è Mamì, davanti a Busatta, ecco ancora Sala
in possesso del pallone, lo fa correre lungo la linea del fallo verso Agroppi nella posizione alla sinistra, sul fondo Agroppi pronti per il cross, intervento finale da parte di Maldera, il libero della squadra del Catanzaro, che allunga la palla in calcio d'angolo. Attendiamo questa azione di calcio d'angolo e poi passeremo la linea a Vicenza. Ecco che il pallone sta per essere preso, raccolto dall'ala destra Rampanti, che si è spostato sulla destra della rete difesa da Pozzani per battere il tiro della bandierina. Ancora una volta Torino in attacco, ecco Bui che cerca di smarcarsi, si porta ancora sotto la rete, salta in questo momento ma poi preferisce deviare di piede, il pallone ha una strana impennata, ritorna verso la linea centrale del campo, inseguita ancora da Sala che lo raggiunge in questo istante, pronto a rilanciare ancora i propri compagni in attacco. Ecco Sala, su di lui converge Mammì. Mammì, Sala fa un passo in avanti, passa verso Bui, però sul pallone sono portati ancora i giocatori del Catanzaro, e da Busatta la palla termina sulla sinistra Spelta che supera la linea centrale del campo. Ecco ancora Spelta in azione, avanza, lo controlla in questo momento Crivelli. Spelta ha fermato improvvisamente la palla, poi centra sotto porta, salta o finta di saltare Mozzini, la palla termina sul fondo. Al 20° della ripresa, 3-1 per il Torino, a voi Vicenza. Dove si gioca il 22° del secondo tempo, la situazione è invariata, la Fiorentina sempre in vantaggio per 1-0, entrambe le panchine hanno utilizzato il numero 13, al 18° Menti ha mandato in campo Cinesigno in sostituzione di Calosi, che tra l'altro si era ammaccato in uno scontro con Clerici, mentre Lidl ha messo in campo un difensore puro, Botti, in sostituzione di Scala. C'è stato poco fa un calcio d'angolo calciato da Vendrame per il Vicenza, ma la parabola era troppo a rientrare, i superchi non ha avuto difficoltà a uscire e a bloccare Impresa. Ora però c'è una punizione, sempre in favore dei locali, che sta per essere battuta appunto da Cinesigno, che sta parlamentando con il direttore di gara, il romano Serafini, perché i viola osservino la distanza regolamentare dalla linea di battuta, sulla quale si è portato, vediamo, anche Fontana. Sarà comunque, pensiamo, il brasiliano a calciare, così è infatti molto nutrita la barriera della Fiorentina, parte il tiro, raccoglie Vendrame, tenta di correggere a rete, ma poi la palla si perde sul fondo. Siamo al 23°, Vicenza sempre 1-0 per la Fiorentina, a voi Milano. A San Siro siamo al 24°, il Milan conduce sempre per 1-0 sul Bologna, il gol, lo ricordiamo, è stato segnato da Golina al primo minuto del secondo tempo. Continuano i tentativi offensivi del Bologna ed è stato ancora una volta Prini a mettere in crisi Vecchi, costretto in angolo da un traversone del laterale rosso-blu. Frattanto vediamo Rivera zoppicare, ma abbiamo visto il capitano milanista scattare come un coniglietto quando riceve la palla, quindi si tratta veramente di un male oscuro. Ripeto il risultato al 25° a San Siro, 1-0 per il Milan, a voi Roma. All'Olimpico siamo leggermente in ritardo, è soltanto il 21° della ripresa, il risultato 1-0 per la Roma sul Napoli, ha segnato al 14° Cappellini di testa su passaggio di Bet. Il Napoli ha accennato a qualche contropiede piuttosto debole, come anche in questo frangente con il numero 13 Esposito. È molto ordinata la difesa della Roma. Nel Napoli d'altra parte il perno di tutto il gioco è sempre Altafini, molto abile nel primo tempo ma troppo solo, anche se adesso Sormani è avanzato. Vi abbiamo detto del numero 13 del Napoli, Esposito, è entrato al 17° al posto di Manservisi. 1-0 per la Roma sul Napoli, a voi Bari. 20° della ripresa, Bari sempre 3-0 in favore del Bari sulla Ternana, partita davvero trionfale per il Bari, non soltanto per il 3-0 ma anche per il gioco e per i tiri a rete. I gol al 16° avrebbero potuto essere 4 se Marmo fosse riuscito a deviare un po' meglio il cross di Dalle Vedove dalla sinistra. C'è un tiro della Ternana in questo momento, battuto da Cardillo, respinto dalla barriera, era una punizione dal limite e poi calciato alto sulla traversa da un difensore della Ternana. Siamo al 20° della ripresa, il risultato è di 3-0 per il Bari sulla Ternana, voi Palermo. 0-0 tra Palermo e Lazio al 25° minuto, hanno tentato i laziali in questo scorcio di ripresa un paio di azioni in contropiede per arginare la pressione palermitana, ma le folate dei romani sono state fermate al limite dell'area di rigore. Da segnalare per il Palermo un gran tiro di Reia al lato di poco pochi istanti fa. 0-0 tra Palermo e Lazio, voi studio centrale. Qui allo studio Venepuleo, a Torino al 20° sempre la Juventus in vantaggio sul Varese per 1-0, 0-0 a Bergamo tra Atalanta e Verona e siamo al 28°, 0-0 a Genova tra Sampdoria e Mantova al 22°. In Serie B è cambiato solo un punteggio, esattamente quello relativo alla partita di Napoli, dove il Genova ha raddoppiato. Questa è la situazione, Sorrento 0, Genoa 2, via Catanzaro. Ecco che in questo momento Catanzaro è in attacco, ecco uno spiovente in area di Gori, ferma il pallone con il petto Sala, lo porta fuori aria, si avvia verso la linea centrale del campo, poi scambia pallone con Bui, tutto Torino era arretrato, ecco ancora Sala in possesso della palla sul passaggio di ritorno di Bui, cede ancora la palla alla sinistra e quest'ultimo da indietro al portiere che è uscito fuori dei pali, Sasso l'ha recuperato e si è aperto il rinvio. Vediamo anche la formazione del Catanzaro, Pozzani, Pavoni, D'Angiulli fino al 14° minuto del primo tempo, poi è entrato Banelli, quindi Maldera, Siripo, Busatta, Gori, Franzon, Mammì, Bracca e Spelta.
Le marcature: Lombardo su Mamì, Fossati su Gori, Mozzini su Spelta, Groppi, Franzon, Rampanti, Banelli, Crivelli, Braca, Pulici, Pavoni, Sala, Busatte, Bui, Siri, Poceresere, Libero del Torino e Maldera, quello del Catanzaro. Intanto Maldera ha fatto una respinta che perviene sulla testa di Mammì, che subito la gira verso Gori. Intervento di testa di Ceresere fuori dall'area, pallone a Rampanti, da quest'ultimo ancora da Groppi sulla sinistra, che supera la linea centrale del campo, cerca di liberarsi di Busatta, poi passa il pallone ancora sulla sinistra, che si è portato in questo momento Pulici. C'è un intervento faloso di Pulici ai danni di Pavoni, calcio di punizione concessimo a favore del Catanzaro. Stiamo per giungere al 25esimo minuto del secondo tempo, con il Torino in vantaggio per 3-1. Le reti sono state segnate al 10° del primo tempo da Sala, al 26esimo autorete di Banelli, poi Gori al secondo minuto del secondo tempo e Bugliancori al 12esimo. È in attacco il Catanzaro, respinge Ceresere con molta calma dal limite, passa a Sala e quest'ultimo rilancia ancora verso Pulici, che era piuttosto arretrato. Pulici riesce ugualmente a colpire la palla, la rilancia ancora in avanti verso Bui, intervento da parte di Maldela e passaggio indietro dal portiere Pozzani. Al 24esimo 3-1 per il Torino, a voi Vicenza. Dove si gioca il 27esimo della ripresa, la Fiorentina è sempre in vantaggio per 1-0. La Fiorentina, contraendosi in modo sempre più accentuato nella propria metà campo, ci sembra piuttosto incline a rischiare un po' troppo. Davanti al superchi si accendono continue mischie che costringono a volte i difensori toscani ad interventi piuttosto trafelati. Giova molto comunque ai viola l'ottima giornata di superchi, che dà sicurezza all'intero reparto arretrato di Lidl. C'è ora in contropiede un tiro di Esposito da lontano, un tiro accademico che si perde alto sui pali di Bardin. Il Vicenza dal suo canto sembrava aver acquistato maggiore lucidità con l'ingresso di Cinesigno, ma Cinesigno ha sostituito letteralmente Carosi nella formazione. Carosi è il libero del Vicenza e Cinesigno sta appunto giocando nel ruolo di libero. A noi sembra invece che sarebbe stato più utile l'opera del brasiliano in avanti, cioè in quella zona di rifinitura per le punte dove sino adesso i locali hanno mostrato qualche carenza. Invece, ripetiamo, Cinesigno sta giocando da libero alle spalle di Carantini, che si continua a marcare Clerici, e del difensore che controlla Chiaruggi, cioè Stanzial. Ora però si è portato di nuovo avanti il brasiliano per battere l'ennesima punizione in favore della Nerossi. Si batte a qualche metro dal limite dell'area della Fiorentina, parte il tiro di sinistra, lo ribatte subito De Sisti ben appostato, recupera però Cinesigno, si trascina la palla sulla destra cercando spazio per il cross, lo effettua in questo momento ma è troppo profondo e Superchi può uscire e bloccare impresa. Alla mezz'ora circa a Vicenza sempre 1-0 per la Fiorentina, voi San Siro. Dove siamo al 29esimo, risultato immutato, Milan in vantaggio sul Bologna per una rete a 0. Da segnalare una parata di Vecchi su tiro di Savoldi e un contropiede del Milan condotto da Zazzaro e concluso da una girata di Bigon terminata sul fondo. Il Bologna continua ad attaccare, nel secondo tempo rimediato 6 calci d'angolo. Ripeto il risultato, 1-0 per il Milan, a voi Roma. Al 26esimo della ripresa la situazione non è cambiata all'Olimpico, sempre la Roma in vantaggio per 1-0. In questo momento c'è un attacco del Napoli con un cross di Suarmani e una bella rovesciata di Altafini quasi dal limite dell'area di rigore della Roma. Sentite forse gli applausi del pubblico, il tiro comunque è terminato fuori. C'è poco altro da segnalare per dirvi a che cosa si limitano i contropiede del Napoli. Al 22esimo un tiro da 35 metri di improta, regolarmente arrivato scarico e quindi fuori. La Roma d'altra parte ha rallentato notevolmente il ritmo. 27esimo all'Olimpico, sempre 1-0 per la Roma su Napoli, a voi Bari. 25esimo della ripresa, sempre 3-0 per il Bari sulla Ternana, a voi Palermo. Qui è Palermo, è il 30esimo a Palermo, 0-0 tra Palermo e Lazio, nulla da segnalare, a voi studio centrale. A Torino siamo al 26esimo Juventus 1 Varese 0, a Bergamo al 32esimo Atalanta 0 Verona 0, a Genova 26esimo Sampdoria 0 Mantova 0. In Serie B tre punteggi sono cambiati: a Livorno il Cesena è passato in vantaggio, Cesena 1 Livorno 0, a Modena l'Arezzo ha pareggiato, Modena 2 Arezzo 2, India Reggio Calabria la Reggiana è passata in vantaggio, Regina 0 Reggiana 1, quindi sarà meglio ribadire però i punteggi: Foggia 1 Novara 0, Livorno 0 Cesena 1, Modena 2 Arezzo 2, Perugia 1 Monza 0, Regina 0 Reggiana 1, Sorrento 0 Genoa 2, Taranto 0 Como 0 via Catanzaro. 27esimo della ripresa, sta attaccando Busatta ma viene fermato in questo momento l'intervento di Groppi con passaggio indietro a Ceresere, in avanti ancora verso Sala. Il mezzo sinistro si avvia verso la linea mediana, poi calcio a pallone verso Bui, colpo di testa all'indietro per Agroppi, controlla la sfera di destro, ritorna ancora indietro lungo la linea del fallo laterale, rimette il pallone verso il centro a Crivelli, quest'ultimo ancora in avanti cerca di fermare la palla, Pulici la perde, poi la recupera ancora Crivelli che va a terra, respinge in questo momento Pavoni, il pallone sulla sinistra Spelta e ancora sulla sinistra verso Gori, che gira più volte su se stesso, è senza dubbio il migliore dell'attacco del Catanzaro. Gori, il pallone frattanto è stato respinto da Fossati, rilanciato ancora verso Lampanti e da quest'ultima Bui sulla sinistra, bellissima giravolta di Bui che serve ancora Lampanti che vola verso il fondo, controllato sempre da Banelli, lo aggira, ecco ancora un intervento di Banelli e palla in calcio d'angolo sulla destra della rete difesa da Pozzani. Vediamo che
Lo stesso Rampanti si porta adesso la bandierina del calcio d'angolo, poi lascia che Bui si appresti a battere il tiro della bandierina. Scambiano Rampanti e Bui. Bui è pronto per effettuare un cross. Lo effettua in questo momento, nessuno è pronto a ricevere la palla. Colpo di testa di Braca che serve Franzon lateralmente. Da Franzon ancora passaggio laterale verso Busazza che avanza verso la linea centrale del campo. Lo attende in zona Sala. Ecco Busazza che supera la linea centrale. Lascia il pallone a Franzon. Busazza va al centro, Franzon sulla destra e passa quindi a Gori ancora sulla destra. Gori costretto ad arretrare perché attaccato da Groppi e da Lombardo. C'è un calcio di punizione concesso in favore del Catanzaro, battuto da Franzon sulla sinistra, dove in questo momento vediamo in azione Busatta che sta per essere controllato da Fossati, però lo supera. Ecco Busatti che entra in aria, centra corto, para il portiere Sassolo accanto al palo di destra. Al 29esimo 3-1 per il Torino, a voi Vicenza. Dove si gioca il 32esimo della ripresa, la situazione è invariata con la Fiorentina sempre in vantaggio con 1-0. Contropiede di Clerici, solo dribla Bardini in uscita, ma recupera le spalle dei due Carantini con un intervento piuttosto disinvolto ma comunque non scorretto, e quindi risolve la situazione per il Vicenza, che si era fatta particolarmente pericolosa. La Fiorentina, anche in coincidenza con una certa pressione del forse in vicentino, sembra avere ripreso fiato, riporta spesso in avanti centrocampisti al ridosso delle punte, tra le quali si inserisce molto spesso Mazzola. Ancora Clerici servito da De Sisti, solo davanti a Bardin, fallisce la conclusione consentendo al portiere veneto di ribattere con il corpo. Clerici ha avuto quindi nel giro di un minuto due preziose occasioni. Nella prima ha voluto dribblare anche il portiere riuscendovi ma consentendo a Carantini il tempo di recuperare. Nella seconda ha tirato direttamente sul portiere dopo essere stato servito ottimamente da De Sisti. Parte a questo punto anche il contropiede del Vicenza, sta per concludere Bagatti sulla destra dell'area viola quando Esposito, rinvenendo in recupero, gli strappa la palla e serve Mazzola con un tocco di disimpegno molto brillante. Siamo al 33esimo, sempre 1-0 per la Fiorentina Vicenza e viola. Siamo al 34esimo a San Siro, sempre in vantaggio il Milan su Bologna per una rete a zero. La rete è stata segnata da Golinda. Registrare al 30esimo una bella azione di Sabadini conclusa con un tiro forte a fil di palo, quindi un fallo al limite commesso da Janic su Bigon. La punizione battuta da Benetti non ha dato esito. Poi lo stesso Benetti ha fallito il raddoppio perdendo tempo in area bolognese dopo un bellissimo suggerimento di Bigon. Ripeto il risultato al 34esimo a San Siro, Milan 1 Bologna 0, a voi Roma. È la mezz'ora esatta all'Olimpico, la partita si è molto smorzata, adesso c'è un altro contropiede del Napoli con Sormani che lascia partire uno spiovente verso l'area di rigore della Roma, spiovente non raccolto dagli attaccanti napoletani. Dobbiamo soltanto segnalare alla mezz'ora Zigoni al limite dell'area, subentra Cappellini e tira fuori. Poi c'è stato un tentativo di Altafini subito dopo che è entrato in area di rigore romanista ma è caduto subito sulla palla. Il risultato non è cambiato, 1-0 della Roma sul Napoli, a voi Bari. Partita abbastanza tranquilla per il Bari che conduce per 3-0 sulla Ternana al 30esimo della ripresa. A voi Palermo. 34esimo della ripresa, punteggio bloccato sullo 0-0 tra Palermo e Lazio, manca forse a Palermo quel guizzo finale che potrebbe dare un giocatore come Favalli assente nella sua manovra offensiva. Il Palermo dà comunque una certa continuità di manovra, favorito anche dalla maggiore prudenza dei laziali che hanno rallentato il loro ritmo di gioco. Due minuti fa entrambi gli allenatori hanno mandato in campo i numeri 13, per il Palermo è entrato Arbitri ed è uscito Troia, per la Lazio è entrato Gritti ed è uscito Nanni. 0-0 tra Palermo e Lazio, voi studio centrale. E nulla di nuovo sugli altri tre campi. A Torino siamo al 32esimo quasi, Juventus 1 Varese 0, a Bergamo 38esimo Atalanta 0 Verona 0, 31esimo a Genova Sampdoria 0 Mantova 0. Rivediamo il quadro della Serie B: Foggia 1 Novara 0, Livorno 0 Cesena 1, Modena 2 Arezzo 2, Perugia 1 Monza 0, Regina 0 Reggiana 1, Sorrento 0 Genoa 2, Taranto 0 Como 0. Attenzione Ameri, a te la linea. 31esimo minuto della ripresa, Mammì sul fondo pronto a effettuare un cross, cerca di liberarsi di Mozzini, centra la palla, la manca Gori che al 26esimo con azione personale stava quasi per segnare la seconda rete del Catanzaro. Ecco ancora Gori che cerca di rovesciare verso Spelta alza il pallone a Campanile, la palla viene rincorsa sia da Groppi che dal numero 10 del Catanzaro, mantenuto ancora in gioco. C'è contestazione per la rimessa in gioco con eventuale calcio d'angolo, l'arbitro Bernardi si è fermo al limite dell'area, dice che si tratta di una rimessa in gioco, ma Braca si è portato invece accanto alla linea del palo laterale sul fondo vicino alla bandierina del calcio d'angolo, pronto per battere il tiro alla bandierina. Poi finalmente si accorge del gesto del signor Bernardis e rilancia ancora la palla verso gli estremi difensori della squadra torinese, ed è quindi Sassolo che rimette il pallone in gioco, lo scambia con il proprio compagno di squadra Groppi, poi cede ancora la palla a Sassolo e quest'ultimo effettua la rimessa in gioco. Siamo al 32esimo minuto del secondo tempo e ricordiamo che il Torino conduce l'incontro per 3-1, le reti segnate nel primo tempo da Sala al decimo, autoreti di Banelli al 26esimo e ancora Bui al 12esimo per il Torino. Per il Catanzaro aveva dimezzato le distanze Gori al secondo minuto, forse anche
Nel primo gol segnato da Sala al 10° minuto c'è stato l'intervento e quindi dovrebbe essere considerato quasi in autorete da parte di un difensore del Catanzaro. Busasta viene servito in questo momento, avanza giunto quasi al limite dell'area, fa partire un tiro che però non impensierisce esatto in quanto è impreciso e la palla termina sul fondo. 32° a Catanzaro, lo stadio militare Torino 3, Catanzaro 1, a voi Vicenza. Dove mancano 9 minuti alla conclusione, la Fiorentina è sempre in vantaggio per 1-0, su Perchi un minuto fa si è esibito in un'uscita volante su un corner battuto da destra, sulla sua respinta è intervenuto Poli di mezzo volo che ha messo sul fondo da posizione abbastanza favorevole, e ancora il portiere della Fiorentina che è intervenuto in questo istante, allargando quindi il gioco sulla sinistra con un lancio effettuato con le braccia in favore di Esposito, che può scendere in una zona sgombra di avversari, sta per affrontarlo Poli, quando serve Mazzola, il quale con un tocco cerca di mettere in movimento Clerici che viene però preceduto da Carantini, si avvia alla replica vicentina con Ciccolo che trascina la palla sul settore destro e affrontato da De Sisti, cerca di evitarne l'intervento trascinandosi ancora la palla verso il fondo, ma poi il capitano della Fiorentina gliela strappa con un intervento che per Serafini è poco ortodosso e quindi dà origine ad una punizione che verrà battuta dal Vicenza a qualche metro dal vertice destro dell'area viola. Al termine di questa azione passeremo la linea a San Siro, sarà Ciccolo a incaricarsi del tiro, De Sisti cerca di fare velo al tiro di Ciccolo mentre la barriera della Fiorentina ancora si deve approntare, parte finalmente la parabola di Ciccolo, salta Maraschi, anzi Bagatti, e Superchi per l'ennesima volta vola verso l'incrocio dei pali e ferma impresa. A 7 minuti dal termine Vicenza, Fiorentina sempre in vantaggio per 1-0 a te viola. Anche a San Siro mancano 7 minuti, il Milan conduce sempre su Bologna per 1-0, c'è poco da segnalare, soltanto l'uscita di Gregori sostituito dal numero 13 Battisodo nelle file del Bologna. Ripeto il risultato, Milan 1 Bologna 0, a voi Roma. Al 35° della ripresa conduce sempre la Roma, 1-0 sul Napoli per il gol di Cappellini. Al 14° del secondo tempo, gol ottenuto di testa, la Roma è andata ancora vicina al gol. Al 31° azione a 3 che spiazza la difesa napoletana, da Petrelli a sinistra verso Cappellini a destra, di testa l'ala manda verso la porta, il tiro non è precisissimo ma Trevisan è spiazzato, arriva la rosa ma non riesce a mettere dentro. Al 34° su calcio di punizione di Giuliano, bel tiro da lontano di Altafini, parato in due tempi da Ginulfi. In questo momento esce la rosa della Roma ed entra il numero 13 Scaratti. 1-0 per la Roma sul Napoli, a voi Bari. 34° della ripresa, risultato invariato, 3-0 per il Bari sulla Ternana. Da segnalare soltanto che al 32° è uscito per infortunio il centravanti della Ternana, Marchetto. La Ternana gioca quindi in 10 uomini, avendo utilizzato il 13° brutto all'inizio del secondo tempo. Risultato di 3-0 del Bari sulla Ternana, a voi Palermo. 5 minuti al termine qui a Palermo, risultato bloccato ancora sullo 0-0, il gioco è scaduto di tono, è chiaro che i giocatori hanno perso lo smalto e la lucentezza per il grande profondersi durante i primi 45 minuti di gioco. È sempre il Palermo che attacca, comunque non ha creato in questo scorcio di ripresa alcuna azione pericolosa. 0-0 tra Palermo e Lazio, a voi studio centrale. A Torino 35° Juventus 1 Varese 0, a Bergamo 43° Atalanta 0 Verona 0, 37° a Genova Sampdoria 0 Mantova 0, attenzione Catanzaro via. 9 minuti alla conclusione della partita, calcio di punizione in favore del Catanzaro, sulla destra della rete difesa da Sattolo, al limite dell'area, è Franzon che ci sembra pronto a battere il calcio di punizione con Bracca accanto, parte tiro di Franzon, deviato e poi deviato anche da Sattolo, la barriera ha deviato il pallone e Sattolo è intervenuto deviando a sua volta la palla oltre la traversa sul fondo, pericolo di autorete per il Torino. Proprio a 9 minuti dalla fine, ecco frattanto che Banelli si è portato vicino alla bandierina del calcio d'angolo ed è il Catanzaro in questo momento in attacco, riceve Franzon controllato ora da Lombardo, scambia ancora con il compagno Banelli che cerca di centrare la palla, ribattuto da un difensore, recuperano ancora i giocatori del Catanzaro ma poi c'è un intervento finale di Ceresere e un successivo allontanamento da parte di Lombardo che serve Rampanti che cerca di aggirare il numero 11 della squadra, spelta, Viriesce si sposta verso il centro, ecco ancora Rampanti che fila velocissimo verso l'indietro e poi rilancia ancora in avanti a Bui che supera in questo momento la linea centrale del campo nella posizione di mezzo sinistro perché Bui si è spostato prima sulla sinistra, ora va al centro, attende anche Rampanti, si fa sotto in questo momento a Groppi che riceve, avanza a Groppi al piccolo trotto, è controllato da Busatta, poi cerca di portare il pallone verso il fondo, si ferma improvvisamente, gli respinge il pallone Busatta proprio sui piedi di Rampanti, ecco ancora Bui che si porta sulla palla, la scambia con la Groppi, ancora Rampanti, attende Sala quasi al limite dell'area, anche al limite dell'area c'è Pulici, Rampanti osserva la piazzamento dei compagni, passa Sala sulla sinistra, ecco il Torino che si riporta ancora in attacco con Sala qua verso il fondo, centra la palla, recupera Pulici ma involontariamente la respinge, recupera ancora la difesa della squadra con Gori, con Siri, poi passaggio quindi del pallone a Busatta che si va verso la linea centrale del campo. A 7 minuti dal termine, Torino 3, Catanzaro 1,
A voi Vicenza. Dove mancano 4 minuti alla conclusione, la situazione è invariata. La Fiorentina sempre in vantaggio per 1-0, mentre entrano in campo i barellieri per soccorrere Sancial, rimasto esanime sulla soglia dell'area viola dopo aver tentato un'incursione. Al momento di tirare è stato affrontato dalla difesa fiorentina e si è quindi accasciato a terra, evidentemente la gamba sinistra malandata. Cerca di farlo capire ai sanitari vicentini che si sono portati nei pressi, mentre Serafini cerca di accelerare le operazioni e invitare i barellieri a portare fuori il giocatore, che sta avviandosi ora però verso il recupero delle proprie normali condizioni dopo essere stato massaggiato. Sanzial ci sembra rimesso a posto, così è infatti. Mancano 3 minuti e mezzo alla conclusione a Vicenza, la Fiorentina sempre in vantaggio per 1-0, poi San Siro. A San Siro mancano 3 minuti, il Milan conduce sempre per 1-0 sulla Bologna. Il Milan fa melina, forse pensando al Tottenham che dovrà incontrare mercoledì a Londra. Il pubblico comunque gradisce poco la prudenza dei rossoneri e li riprende fischiando con molto gusto. Il Bologna si è quasi rassegnato, ci sono molti falli in campo, ce n'è uno in questo momento commesso da Bulgarelli e Danny Di Bigon. Ripeto il risultato, Milan 1, Bologna 0, a voi Roma. A Roma mancano 5 minuti al termine della partita, il gioco è fermo perché verrà battuto un calcio di punizione a favore della Roma. Calcio di punizione battuto da Cordova, il punteggio è sempre 1-0 per la Roma, non è successo praticamente nulla, quindi ci limitiamo a passare la linea a Bari. A 7 minuti dalla fine il Bari conduce sempre per 3-0 sulla Ternana, a voi Palermo. 3 minuti al termine, 0-0 tra Palermo e Lazio, i palermitani hanno reclamato un rigore per un tiro di arbitrio scoccato pochi istanti fa. A voi studio centrale. Qui è lo studio a Torino, a 5 minuti dal termine, sempre la Juventus in vantaggio sul Varese per 1-0. Vi diamo un risultato finale a Bergamo, Atalanta e Verona 0-0. A Genova al 41esimo, Sampdoria 0, Mantova 0, ancora 1 minuto e mezzo per Ameri, a te la linea. A 5 minuti dal termine, Banelli dal limite ha sciupato una facilissima occasione sparando, mentre Sassolo era anche coperto da parte dei suoi compagni, sparando, dicevamo, sul fondo. Ecco il portiere che si appresta a effettuare la rimessa in gioco, il Catanzaro sta attaccando nel tentativo di ridurre naturalmente le distanze, mentre il portiere sta per effettuare la rimessa, il Torino conduce sempre per 3-1, a voi Vicenza. Dove mancano 2 minuti alla conclusione, anzi 1 minuto e mezzo alla conclusione della gara, la Fiorentina conduce sempre per 1-0, c'è l'ennesimo tentativo offensivo del Vicenza che non si rassegna neanche in queste ultime battute finali dell'incontro. Un passaggio di Ciccolo indirizzato verso Fontana è stato interrotto con il braccio da Botti, il numero 13 messo in campo dalla panchina viola al 20esimo in sostituzione del mediano Scala. Ciccolo ha già battuto la punizione a beneficio di Cinesigno, che può avanzare, quindi passa sulla sinistra dove si è portato nel frattempo Fontana, tiro a rete di quest'ultimo ed è pronto intervento molto sicuro di Superchi nei pressi del palo alla sua destra. 1 minuto e mezzo dal termine, a Vicenza sempre 1-0 per la Fiorentina, poi San Siro. Anche a San Siro siamo agli sgoccioli, il Milan conduce sempre sul Bologna per 1-0, ma poco fa i bolognesi hanno sfiorato il pareggio per un'ennesima incursione di Prini, sicuramente migliore giocatore in campo. Ancora il Bologna riparte verso l'area milanista, la palla è di Fedele, la porta verso Savoldi, ancora Fedele in aria, interviene però Sabadini e serve proprio portiere Vecchi. Siamo al 45esimo, Milan 1, Bologna 0, a voi Roma. 3 minuti al termine all'Olimpico, sempre la Roma in vantaggio per 1-0. Il Napoli tenta una delle ultime carte con Improta, a circa 3 metri dall'area di rigore romanista, ma il tiro è molto fiacco e termina tra le braccia di Ginulfi. Ora riprende la Roma al piccolo trotto con Cordova, che si porta verso il centro del campo. Il risultato, ripetiamo, è sempre lo stesso, 1-0 della Roma sul Napoli, a voi Bari. 40esimo della ripresa, sempre 3-0 per il Bari sulla Ternana, e c'è da dire soltanto che in queste ultime fasi della partita il Bari ha sfiorato il quarto e il quinto gol con Canè e con Marmo. Il risultato è di 3-0 quando mancano 4 minuti al termine, a voi Palermo. Mancano pochi istanti al termine, sempre 0-0 tra Palermo e Lazio, a voi studio centrale. 42esimo a Torino, Juventus 1, Varese 0, come già abbiamo detto risultato finale a Bergamo, Atalanta e Verona 0-0, 43esimo a Genova, Sampdoria 0, Mantova 0, passo ora alla linea Catanzaro, prego per gli interventi, per i risultati finali o per le novità su Catanzaro, a te Ameri. 3 minuti alla conclusione della partita, sempre il risultato immutato. Scusa Mary, a San Siro la partita è terminata con il successo del Milan per 1-0 su Bologna, te la linea. Una rimessa in gioco da parte del Catanzaro vicino all'area. Scusa Mary, qui è Palermo, risultato finale, Palermo 0, Lazio 0, te la linea.
Prosegue l'azione del Catanzaro, dicevamo, vicino all'area del Torino, c'è un calcio di punizione concesso all'arbitro ed è Franzon che si appresta a batterlo, ancora il Catanzaro che si riversa l'attacco insieme a Maldera che si è portato in aria facendo cenno al compagno di voler colpire la palla di testa, ma Sattolo è uscito fuori dai pali, si butta a terra, pallone fra le mani sul lancio di Franzon in aria e quindi anche questa minaccia per il Torino finisce. Intanto sulla rimessa in gioco è Rampanti che dà indietro al proprio compagno di squadra Bui che subito calcia il pallone a Pulici, rimasto solo in attacco. Pulici conserva il possesso della palla, poi la palla termina in fallo laterale sull'intervento di Pavoni, ma è Pulici che è stato per ultima a colpire la palla. C'è anche un calcio di punizione concesso dall'arbitro, così ci sembra di vedere. Infatti è Pavoni che si è preso a battere questo calcio di punizione, suo passaggio laterale verso Franzon che quasi a ridosso della linea mediana del campo manda un diagonale sulla destra per Busatta che allunga ancora sulla destra a Gori, quest'ultimo si sposta leggermente all'indietro, afferma improvvisamente la palla, la lancia ancora sulla destra, in questo momento è andato Spelta, il quale si libera di Crivelli, entra in aria, tira, la palla rimbalza sulla schiena di Cereser davanti alla rete del portiere Sattolo che riceve finalmente il pallone dal capitano della squadra Fossati e poi con la mani lancia verso Sala, quest'ultimo scambia ancora con un diagonale sulla destra verso Rampanti che si avvia verso la linea centrale del campo, poi ha fermato il pallone Rampanti, lo dà ancora sulla sinistra Sala che mantiene la palla in gioco vicino alla linea dell'auto, la scambia ancora con Rampanti, si gioca in pochi metri di terreno e dalla Bui a Crivelli e da Crivelli ancora Rampanti nel cerchio del centrocampo. Scusa Mary, finale a Vicenza, Fiorentina batte Vicenza 1-0, a te la linea. Da Pulici, ancora il pallone a Rampanti, ora è il Torino che manovra la palla, c'è un tentativo di Pulici di scambiare ancora con la destra, scattata nel suo settore, ma la palla è stata ribattuta, termina all'indietro, dove si impressa ancora del pallone il Torino, mentre c'è un calcio di punizione concesso in favore della squadra granata. Ecco, mancano per scusa noi... Scusa ancora Mary, anche dall'Olimpico risultato finale, Roma batte Napoli 1-0, a te la linea. Mancano per noi un primo e 20 secondi circa la conclusione della partita, calcio di punizione in favore del Torino, un 3 metri oltre la linea centrale del campo sul settore di destra, sta per partire il tiro di Cereseri, indirizzato sulla destra dove in questo momento vediamo spostato Pulici, va a terra il giocatore, però il pallone termina sul fondo, si tratterà ora di una rimessa in gioco in favore del Catanzaro. Il portiere Pozzani si è portato verso il compagno che gli ha passato la palla, lancia il pallone fuori aria a Franzon e quest'ultimo appoggia subito il pallone sul settore di destra dove vediamo avanzare Siripo che poi lascia la palla a Busatta, scambiano ancora Siripo e Busatta, scontro con Bui, Siripo trattiene Bui, Bui riesce ugualmente a colpire la palla mandandola indietro a Crivelli nel cerchio del centrocampo e da Crivelli ancora a Pulici che avanza quasi al limite, scambia ancora con Bui, passaggio di ritorno a testa di Maldera che interrompe il duetto Bui-Pulici, ma la palla è ancora sui piedi del Torino, esattamente di Crivelli che la perde in questo istante, è Franzon che batte un calcio, no, è l'arbitro che dà il segnale di chiusura dell'incontro sul terreno del Militare dove Milan e Cagliari sono state costrette al pareggio, dove la Juventus è stata battuta, il Torino è passato contro i reti, segnate nel seguente ordine, al 10° da Sale nel primo tempo, al 26° autorete di Banelli e al 12° del secondo tempo con un'altra rete di Bui. Il Catanzaro aveva dimezzato le distanze al 2° minuto di gioco con Gori. È stato indubbiamente la migliore squadra fra le grandi, questo Torino che si è presentato oggi qui a giocare sul terreno del Militare, ma dobbiamo anche dire che è stato il peggior Catanzaro visto da noi proprio in questa formazione antigrandi. Dobbiamo ripetere che non tutti gli uomini del Catanzaro erano in buone condizioni. Spelta, per esempio, molto sportivamente è rimasto sul terreno di gioco ed ora è applaudito dalla folla mentre sta uscendo. Svelta, dicevamo, sportivamente ha accettato di giocare nonostante che questa notte fosse stato colpito da dolori di ventre. Dan Giulli è stato colpito ed ha lasciato il terreno di gioco al 14° minuto del primo tempo. Quindi una squadra che si è trovata improvvisamente, ed anche un po' nervosa, si è trovata improvvisamente privata di un uomo del valore di Dan Giulli. La squadra si è battuta ma nulla ha potuto contro questo Torino, che oggi avrebbe battuto anche altre squadre. Un Torino bello, un Torino gagliardo, che nulla ha rubato su questo terreno. Risultato finale 3-1 per il Torino, a voi Studio Centrale. Prima di collegarci con gli altri campi di gioco, la Stock vi ricorda... che l'aroma secco e vigoroso di Stock 84 e la raffinata delicatezza di Royal Stock hanno un segreto. La secolare esperienza Stock. Una panoramica ancora per ribadire i finali via Vicenza. Attenzione Vicenza, per cortesia vogliamo fare ancora una tornata per i risultati finali. Ciotti, ci senti? Avevo sentito, evidentemente c'era qualcosa che non andava. Ripeto il risultato finale di Vicenza. Fiorentina batte Vicenza 1-0, a te Viola. A San Siro Milan batte Bologna 1-0, a te Ferretti. All'Olimpico risultato finale Roma batte Napoli 1-0, a te Gismondi. Al 46° della ripresa, quindi in piena zona recupero, sempre 3-0 per il Bari sulla Ternana, a voi Palermo. A Palermo, Palermo e Lazio 0-0, a voi Studio Centrale.
A Bergamo, Atalanta e Verona 0-0. A Torino, Juventus batte Varese 1-0. A Genova, Sampdoria e Mantova 0-0. Linea Ciotti per le brevi note di cronaca. Voi Vicenza. D'accordo. Vi ricordiamo il risultato finale di Vicenza. Fiorentina batte Vicenza 1-0. Rete di Mazzola secondo al nono minuto del primo tempo. La gara ha avuto appunto la sua svolta nei tre minuti che sono andati dal sesto al nono minuto del primo tempo. Al sesto Ciccolo falliva la più facile delle occasioni, graziando i Viola. E questi al nono andavano in gol con Mazzola, che sfruttava una respinta di Bardin su tiro di Clerici per insaccare di testa a porta vuota. Su quel gol Lidl speculava saggiamente, in pratica sino alla fine, badando soprattutto a garantirsi un filtro adeguato al forcing veemente quanto sfortunato che il Vicenza avviava subito e al quale si opponeva validamente soprattutto un ottimo Superchi. Il Vicenza sbagliava altre occasioni, in particolare al 36esimo del primo tempo con Maraschi e Bagatti in ritardo su un comodo cross di Poli, e sino alla fine tentava il tutto per tutto per recuperare il risultato, ma l'approssimazione del suo gioco di regia e la impossibilità delle punte di svincolarsi in una mischia affollata di difensori viola impedivano sino al 90esimo che il tentativo di recupero vicentino andasse a buon fine. Maraschi e Poli ci sono sembrati i più ardenti per impegno e determinazione, mentre fra i vincitori Superchi, già citato, Brizzi, Orlandini e De Sisti sono sembrati gli esponenti più validi. Vi ricordiamo il risultato finale: Fiorentina batte Vicenza 1-0. A voi San Siro. Vi ripeto il risultato finale: Milan batte Bologna 1-0 a San Siro. Dopo sette domeniche il Milan è tornato al successo grazie al gol segnato da Golin in apertura di ripresa. Il Milan ha giocato meglio nel primo tempo dimostrando temperamento. Il Bologna quasi mai è riuscito in quel periodo a sganciarsi verso l'area avversaria. Nel secondo tempo invece, dopo il gol di Golin, il Milan ha rispolverato il vecchio mestiere, controllando la situazione anche se con qualche affanno e pensando alla salute in vista dell'incontro di mercoledì prossimo a Londra contro il Tottenham. A tale proposito vi diremo tra qualche minuto dagli spogliatoi se Cudicini e Rivera, che abbiamo visto zoppicare, potranno essere della partita. Vi ricordiamo che Cudicini è stato sostituito da Vecchi al 44esimo del primo tempo dopo che si era infortunato in uno scontro con Savoldi. Sostituzioni anche per Villa, entrato Zazzaro al posto di Gregori, è entrato Battisodo. Ha diretto il signor Pieroni davanti a 50.000 spettatori. Gli angoli sono stati 8-4 per il Bologna. Ripeto il risultato finale: Milan batte Bologna 1-0. A voi Roma. Roma batte Napoli 1-0, gol al 14esimo del secondo tempo, gol di testa di Cappellini, un derby che non ha avuto l'assistenza del solito pubblico ma ha offerto un bel gioco soprattutto da parte della Roma, un gran primo tempo da parte dei giallorossi con un rigore forse negato e uno parato. Quello non concesso al decimo, Zigoni atterrato in area, più che altro agganciato dal portiere del Napoli Trevisan. Quello parato al 35esimo, Zurlini bloccava Cappellini, calcio di rigore battuto da Zigoni troppo lentamente e parata a terra di Trevisan. La Roma nel primo tempo coglieva anche un palo al 25esimo con Cordova e una traversa coglieva anche il Napoli al 40esimo con un bel calcio di punizione di Sormani, ed è stata questa l'unica cosa bella del Napoli col solito Altafini. Il gol tanto cercato è arrivato al 14esimo del secondo tempo, abbiamo detto di testa Cappellini su passaggio di Bett, dopodiché logico rallentamento dei giallorossi ma gioco sempre pulito. Il Napoli ha lasciato troppo spazio al centrocampo dove la Roma è andata a spasso, vincendo così all'Olimpico dopo due mesi e mezzo di astinenza. Calci d'angolo 11-4 per la Roma, a voi Bari. Risultato finale: Bari batte Ternana 3-0. Tre gol spettacolari di Pienti, Canè e Colautti, un gol di Canè annullato, tre splendidi interventi del portiere ternano De Luca, almeno cinque occasioni mancate di poco da Pienti, Marmo e Lopez. E questa è in sintesi la partita del Bari contro una Ternana che pure ha giocato al livello di una capolista, anche se può sembrare paradossale. È stato un Bari sbalorditivo che ha giocato la sua migliore partita di questa e della stagione scorsa, come è il caso di dire. Un Bari completo in tutti i reparti e particolarmente per fare due nomi nel solito Fara e in Canè. La Ternana si è battuta bene, specialmente con De Luca e Marinai, ma non ha avuta in zona di tiro la forza e la continuità dell'avversario. Ha diretto Motta davanti a 30.000 spettatori in una giornata di sole. Angoli 6-4 per il Bari, risultato finale: Bari batte Ternana 3-0. A voi Palermo. Vi ripetiamo il risultato finale: Palermo e Lazio 0-0. Non è stato uno 0-0 sterile, dato che le occasioni, specie nel primo tempo, non sono mancate per entrambe le squadre. Il Palermo, reduce dalla duplice sconfitta esterna di Bari e Genoa, si è presentato alla favorita cercando la soluzione di forza sin dalle prime battute di gioco. C'è stato però molto nervosismo nelle manovre offensive dei rosanero ed è mancato il guizzo decisivo nelle conclusioni. La Lazio, seppure priva di Chinaglia, si è fatta pericolosa con Massa, Facchina e Nanni, e nel secondo tempo è riuscita a contenere con successo la pressione palermitana e portare a termine indenne il risultato positivo.
successivo. Il Palermo ha reclamato per un calcio di rigore dopo un fallo di Polentes su tiro di arbitrio in area, ma l'arbitro Torelli ha lasciato correre. La migliore occasione i rosaneri l'hanno avuta con Arcoleo nella ripresa, ma il tiro dal numero 8 palermitano ha colpito la base del palo. Tutto sommato un risultato giusto che premia due squadre decise a dare la scalata in Serie A. Gli angoli sono stati 6-1 per il Palermo, gli spettatori 35.000, ha arbitrato il signor Torelli. Ripete il risultato finale, Palermo e Lazio 0-0, a voi studio centrale. Qui è lo studio, pochi di cenni di cronaca ancora e poi il riepilogo dei risultati. A Torino Juventus batte Varese 1-0, primo tempo 1-0, la rete al 42esimo di Haller su azione personale. I calci d'angolo 9-2 per la Juventus, arbitrato il signor Michelotti. A Bergamo Atalanta e Verona 0-0, calci d'angolo 5 per parte, arbitrato il signor Gonella. A Genova Sampdoria e Mantova 0-0, calci d'angolo 7-1 per la Sampdoria, arbitrato il signor Monti. Riassumiamo i risultati. A Bergamo, Atalanta e Verona 0-0. A Catanzaro, Torino batte Catanzaro 3-1. A Torino, Juventus batte Varese 1-0. A Vicenza, Fiorentina batte Lanerossi Vicenza 1-0. A Milano, Milan batte Bologna 1-0. A Roma, Roma batte Napoli 1-0. A Genova, Sampdoria e Mantova 0-0. A Cagliari, giocata ieri come sapete, Cagliari batte Internazionale 2-1. La classifica Juventus 34 punti, seguono il Torino con 33, Cagliari e Fiorentina appaiate con 32, quindi Milan 31, Roma 29, Internazionale 28, Napoli 25, Sampdoria 23, Atalanta 21, Bologna 20, Lanerossi Vicenza 19, Verona 18, Catanzaro 16, Mantova 14, Varese 9 punti. Classifica marcatori della Serie A, 18 reti Boninsegna dell'Inter, seguono con 16 Riva del Cagliari, con 10 Clerici della Fiorentina, Bettega della Juventus, Bigon del Milan, con 9 Anastasi e Capello della Juventus, Maraschi del Vicenza. Vediamo ora i risultati della Serie B. Bari, Bari batte Ternana 3-0, a Foggia, Foggia batte Novara 1-0, a Livorno, Cesena batte Livorno 1-0, a Modena, Modena ed Arezzo 2-2. A Palermo, Palermo e Lazio 0-0. A Perugia, Perugia batte Monza 2-0. A Reggio Calabria, Reggiana batte Regina 1-0. A Napoli, Genoa batte Sorrento 2-1. A Taranto, Taranto e Como 0-0. A Messina campo neutro, giocata ieri, Catania batte Brescia 1-0. La classifica pertanto vede al comando con 37 punti la Ternana, seguono con 36 punti il Palermo, con 33 Lazio e Reggiana, con 32 Bari, Cesena e Como, quindi con 30 punti Perugia e Genova, con 28 Taranto e Foggia, con 27 Catania e Novara, con 24 Brescia ed Arezzo, con 21 Monza e Regina, con 16 punti Livorno e poi Sorrento e Modena con 14 punti. Gentili ascoltatori, abbiamo così conclusa la trasmissione. Vi invitiamo all'ascolto di Domenica Sport tra due minuti circa sul secondo programma. Appuntamento di tutto il calcio minuto per minuto a domenica prossima alle 16:30. Grazie dell'ascolto e buonasera.